Il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, annuncia un consiglio monotematico sulla situazione ambientale della piana di Venafro che si terrà a gennaio. Ma il prossimo 29 dicembre si tratterà in consiglio già la mozione della consigliera Anna Ferreri che potrebbe essere l'apripista per l'amministrazione comunale in vista della seduta monotematica di gennaio. Ma noi diciamo non è da oggi in realtà che siamo impegnati su questo tema, sono almeno 10 anni di amministrazione, prima guidata da Antonio Sorbo in cui ero vice sindaco e poi la prima amministrazione da me guidata, che siamo impegnati su questo fronte con dialogo costante con tutte le istituzioni e con le associazioni e i cittadini. Oggi chiaramente veniamo da settimane in cui c'è stata anche una maggiore emotività per alcuni lutti che hanno colpito la nostra comunità, per purtroppo i soliti sforamenti a cui assistiamo a fine anno, il superamento del numero previsto per legge. Crediamo che sia il momento di fare un po' il punto della situazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti ed ecco perché abbiamo deciso come amministrazione di tenere nel corso del mese di gennaio un consiglio comunale monotematico e aperto in cui inviteremo a partecipare evidentemente i rappresentanti delle istituzioni che a vario titolo sono competenti nel settore e poi le associazioni che storicamente sono impegnate su questo argomento. Fare il punto della situazione, insistere su un monitoraggio straordinario e scientificamente all'avanguardia del nostro territorio, ma soprattutto cominciare a ragionare delle soluzioni. Ci sono tanti fattori, tante concause, probabilmente si ragiona del traffico, si ragiona delle biomasse e però non possiamo ignorare il fatto che qui ci sono nel nostro territorio delle industrie insalubri arrivate quando i venafrani già abitavano, già accendevano i camini e già usavano le automobili. Queste industrie insalubri probabilmente non avrebbero dovuto dal mio punto di vista essere autorizzate all'epoca, oggi dobbiamo attenzionarle ulteriormente senza voler puntare l'indice ma in una logica di approccio realistico.